Buonasera a tutti. Grazie innanzitutto per essere venuti e diciamo per aver dato a voi stessi una possibilità stasera per aprire i vostri orizzonti e per guardare questo documentario importantissimo. Io sono Anna Clara Perrotti, sono una dietista specializzata in alimentazione a base vegetale. Quello che voglio dirvi stasera è che dopo quello che abbiamo visto, adesso siamo tutti un po' provati. E voglio dirvi che un'alternativa a tutto questo sistema c'è, non solo un'alternativa nel proprio stile di vita di tutti i giorni, ma soprattutto un'alternativa nelle proprie scelte alimentari, delle scelte alimentari che possano far bene non soltanto al pianeta, non soltanto agli animali, ma anche a noi stessi. Questo cambiamento che noi cerchiamo è un cambiamento che può far bene anche all'essere umano, perché come abbiamo visto i problemi legati alla salute sono tantissimi. E quello che noi possiamo fare è una cosa veramente super potente perché noi abbiamo in mano le armi dei consumatori, che sono delle armi veramente potenti. Come anche facevano notare loro nel documentario, chi si chiedevano: ma come potrà prenderla l'opinione pubblica? L'opinione pubblica ha un ruolo veramente, veramente leader in questo. E noi quindi siamo i primi a dover prendere consapevolezza grazie a lavori come questo e a mettere in pratica dei cambiamenti. Quindi l'alternativa, come dicevo prima, c'è e l'alimentazione a base vegetale è veramente la chiave. Adesso sappiamo che non è soltanto un'alimentazione legata a carenze, come si suol dire, la carenza di ferro, la carenza di proteine, la carenza di questo e quell'altro, perché poi ne esce una ogni giorno. Ma è un'alimentazione che può portare veramente tanti benefici e può prevenire molte patologie, perché quello su cui adesso bisogna puntare al giorno d'oggi nella sanità pubblica di oggi è proprio la prevenzione, alla quale poco forse si pensa. Non esiste una forma di educazione alimentare, soprattutto a livello infantile, e quindi si parte con zero consapevolezza su ciò che è più corretto mangiare. Di conseguenza diventa anche più difficile discriminare ciò che è giusto da ciò che è sbagliato. Ovviamente in alimentazione non esiste giusto e sbagliato, però dobbiamo capire cos'è che può portarci verso una salute maggiore e cosa può portarci a una predisposizione maggiore verso determinate patologie. Noi sappiamo che al giorno d'oggi la principale causa di morte, la principale causa di morte sono le patologie cardiovascolari, gli eventi cardiovascolari, ictus, infarto, e tra queste patologie ci sono dei fattori di rischio alla base. Ovviamente ci sono dei fattori di rischio che incidono di più e fattori di rischio che incidono di meno, ma molti fattori di rischio sono fattori di rischio modificabili. Che significa modificabili? Che noi possiamo andare a modificare con le nostre azioni quotidiane. Quelli immodificabili invece sono quelli come l'età, il sesso, la genetica, sui quali noi possiamo fare ben poco. Quindi dobbiamo fare ciò in cui noi siamo in potere e farlo al meglio, scegliendo un'alimentazione il più vegetale possibile. E questo è assolutamente possibile nel 2024, con tutti i mezzi che abbiamo a disposizione, con le informazioni che abbiamo a di cui disponiamo, con i professionisti che al giorno d'oggi si stanno sempre più informando sull'alimentazione a base vegetale. Certo, diciamo, il pregiudizio persiste, però io sono molto fiduciosa anche nelle nuove generazioni, anche di medici che molto spesso, penso un po' tutti quanti, hanno sentito dire: no, vegano no, posso capire vegetariano, ma vegano assolutamente no, X sopra. Quindi abbiamo tutti i mezzi a disposizione, ci basta soltanto un piccolo click. Io dico sempre: possiamo cambiare il mondo un pasto alla volta. Colazione, pranzo, cena, spuntini. Noi abbiamo 5 volte al giorno in cui decidiamo, 5 volte al giorno in cui possiamo cambiare, non dico le sorti del mondo, ma possiamo cambiare il punto di vista sul mondo e su quello che sarà il nostro futuro. Perché andando avanti così, io di futuro non ne vedo, sinceramente, sono molto preoccupata, cioè siamo quasi tutti giovani in questa sala, penso che un po' di ecoansia ci prenda tutti quanti.